questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video tema Zero Waste e riprendiamo la nostra rubrica di Advanced Zero Waste, ovvero gli Zero Waste avanzati, che ne sanno più del diavolo. No, non è vero. Allora, avevo fatto la prima parte di questo video, che vi lascio linkato, dove vi ho parlato di altre cose di Zero Waste avanzato che potete fare. Premessa, come anche nell'altro video, che non è che se fate le cose avanzate o meno avanzate uno migliore dell'altro, assolutamente no, semplicemente ci sono magari persone che hanno già passato il livello, che ne so, beginner, il livello un po' principiante, e ha deciso di buttarsi su cose più fiche. Possiamo usare la parola fiche, sì. Quindi oggi vi parlerò di altre cose di Zero Waste un po' più avanzato. Tante persone magari sono già là, tante persone magari non ci hanno mai pensato a una cosa del genere. Va bene così, in questo bellissimo mondo di sostenibilità, ogni gesto, pure il più piccolo, pure quello che pensate sia insignificante, vale tantissimo. E su questo canale non giudichiamo nessuno, tranne chi compra fast fashion. Prossima cosa, primissima cosa della quale voglio parlare è comprare sfuso. Ovviamente so benissimo che non tutti hanno a disposizione dei negozietti sfusi e non tutti possono avere accesso a certi alimenti sfusi, però per esempio frutta e verdura è molto facile trovare al mercato. Qua in Canada diciamo che il mercato estivo meraviglioso, stupendo, ci vado sempre, proprio perché durante i mesi estivi è tutto molto bello, invece gli altri mesi dell'anno fa troppo freddo, quindi col mercato, cioè, funziona sì e no. Mentre in Italia io so che mia madre andava tutto l'anno al mercato a comprare il pesce, la carne, a comprare i formaggi, a comprare frutta, a comprare verdura, eccetera eccetera. Però comunque anche nei supermercati ovviamente comunque vendono la frutta sfusa, la verdura sfusa, quindi puntate sempre su quella. Se vi piace una cosa in particolare che viene in plastica, non posso biasimarmi, perché a me per esempio piacciono tantissimi i pomodori ciliegio, come si chiamano? Vabbè, i pomodori piccolini, e quelli vengono sempre in plastica. Io li compro ogni tanto perché mi piacciono troppo, soprattutto in estate, che è la loro stagione. Però ho visto che alcuni negozi li vendono sfusi, o comunque al mercato li trovo sfusi, ed è una cosa bellissima. Però puntate sempre sulle cose sfuse, per quanto possibile, ovviamente nelle vostre possibilità. Un'altra cosa di sfuso che ci tengo a fare tipo una piccola sottolineatura è il tè e il caffè. Allora, sul tè non tante persone la trovano che sia una cosa, dice vabbè, le bustine sempre buttate nell'umido, no? Perché chi non ha buttato le bustine nell'umido? Tutti, secondo me, io colpevole ovviamente per sempre, perdonatemi. Però le bustine del tè, a meno che non sia specificato che le bustine sono compostabili, non biodegradabili, compostabili, non andrebbero nell'umido. Perché purtroppo con la bustina c'ho della plastichina dentro, e non va bene, non va bene. Quindi se avete la possibilità e avete un negozietto che vende tè sfusi, puntate su quelli, perché i tè sfusi sono la cosa più bella al mondo, sono buonissimi e sono anche più naturali. E niente, io per esempio ormai bevo tè sfuso da 2 anni e sono tutti buonissimi, li adoro, e ovviamente durano anche tantissimo. Non c'è spazzatura, perché io principalmente vado con i miei piccoli barattolini e mi mettono il tè dentro i barattolini senza problemi. Quindi sì, se potete fare questo switch da tè, che ne so, tè biodegradabile a tè sfuso, potrebbe essere un'ottima idea. Stessa cosa vale per il caffè, anche su questo ne ho parlato nell'altro video, parlando del fair trade appunto, che sarebbe bene fare attenzione appunto ai prodotti fair trade, ne parlavo lì, e alcuni dei prodotti come tipo il caffè, la cioccolata, ci deve essere un'attenzione un pochino in più. E solitamente nei negozietti sfusi vendono anche il caffè sfuso, ve lo possono loro macinare, ma secondo me ci sono anche tanti altri posti dove effettivamente vendono solo il caffè e ve lo macinano. A Padova per esempio, se siete di Padova, esiste la bottega sfusa, che vendono tutte le cose sfuse bellissime. Non so se ci abbia un altro negozio in qualche altra parte dell'Italia, però potete provare a controllare se nella vostra città esiste un posto simile. Un'altra cosa sarebbe che invece di sostituire la cosa e di eliminarla. Cioè, vi faccio un esempio molto stupido, che questo esempio, cioè, ve lo faccio così tanto per, ma si può applicare a tantissime altre cose. Per esempio, che ne so, la maschera per i capelli o il balsamo, robe simili. Provate ad avere dei prodotti che sono più, come si dice, che hanno
più funzionalità. Per esempio, io uso l'olio di cocco per cucinare, però lo uso anche per fare le maschere per i capelli o lo uso anche per fare quando faccio lo scrub al caffè, ecco, per farvi degli esempi. Oppure il balsamo io non lo uso più, non lo compro più, anche quello solido l'ho provato, non mi è piaciuto, non mi ha fatto impazzire, adesso uso semplicemente un prodotto che fa sia da maschera che da balsamo, diciamo. Quindi io per i capelli principalmente, ora come ora, ho due prodotti. Due, perché quando avevo i capelli lunghi tanta gente mi chiedeva di fare la hair routine, io ero tipo, uso letteralmente due prodotti, che hair routine volete? Oppure anche le maschere per i capelli comunque, cioè, non dico che dovete eliminare le maschere per i capelli, ma potete comprare una cosa che può servirvi ad altro, come per esempio l'olio di cocco, come dicevo prima. Quindi questo forse è un passo più avanzato, perché magari c'è gente che appunto non è che tutti possono permettersi di eliminare cose dalla propria vita per un motivo o per l'altro, ecco perché lo considero un passo più avanzato. Un'altra cosa sarebbe anche avvicinarsi al minimalismo. Trovo che questo sia un passo molto molto avanzato perché io per prima mi sono avvicinata al minimalismo, comunque adesso di recente, non dico che prima non mi fosse avvicinata al movimento, semplicemente non applicavo proprio tutte le cose, ecco. Trovo che sia un passo avanzato proprio perché comunque lo zero waste e il minimalismo io trovo che vadano molto bene pari passo perché hanno delle cose, tante cose in comune. Magari il minimalismo ha delle cose un po' in più che Zero Waste non ha, come la stessa cosa che Zero Waste ha delle cose che il minimalismo non affronta, perché per esempio ci sono tanti minimalisti che ne so, non sono vegani o non sono vegetariani, ci sono tanti minimalisti che magari sono tanto tanto minimalisti nelle cose che comprano, ma poi magari non fanno tanta attenzione alla plastica o non fanno tanta attenzione effettivamente all'ambiente, quindi si combaciano in certe aree, ma non in tutte. Però comunque avvicinarsi al minimalismo potrebbe aiutarvi sia a effettivamente capire cosa avete nella vostra vita, cosa possedete, cosa non possedete, cosa di cui avete bisogno, cosa di cui non avete bisogno, anche per liberarvi la mente, lo spazio attorno a voi, e secondo me per me mi ha fatto strabene avvicinarmi al minimalismo. Io adesso per esempio faccio molta attenzione anche ai vestiti che possiedo, anzi ho anche preso una decisione di per i prossimi 6 mesi di fare un no buy, ovvero di non comprare nulla, e quando dico nulla significa semplicemente non comprare cose di cui non ho bisogno, come per esempio un nuovo vestito, un nuovo paio di shorts, anche se posso comprarli usati, questo non significa che io ne abbia bisogno, quindi anche se per esempio il mio impatto è molto minore rispetto ad andare da H&M, comunque non è detto che io ne abbia bisogno. Quindi questa è una cosa sul quale ci sto pensando, ci sto lavorando e se ci riuscirò vedrete un video tra 6 mesi. La prossima cosa sarebbe alterare i vestiti invece di comprarne di nuovi, anche se si tratta di comprarli usati o etici, eccetera, eccetera. Perché comunque tanti vestiti che magari possediamo non ci piacciono più, non perché sono rovinati o. Ma è perché ci siamo stufati magari a vederli sempre, perché siamo sempre in questa mentalità che bello è sempre nuovo, sì. Che il nuovo è sempre bello, bello sempre nuovo, vabbè, che il nuovo è sempre bello e queste cose qua, no? Quindi quello che io mi sento di consigliarvi è di alterare certi vestiti, magari ai quali siete affezionati, ma che dite, ma questo vestito però a me, magari che ne so, avete un vestito lungo, trasformatelo in un vestito corto, avete un vestito, trasformatelo in gonna, avete un vestito, trasformatelo in maglietta, avete delle magliette che ne so, non vi piacciono più, trasformatele in crop top, è una cosa che io ho fatto perché tutte le mie magliette adesso sono tagliate, tranne alcune. Sono tutte tagliate crop top perché comunque io metto i pantaloni sempre a vita alta e avere delle magliette che ti arrivano fino al culo non serviva molto perché c'avevi sempre questo blob di cose dentro i pantaloni. Quindi li ho tagliati tutti a crop top e sono tutti bellissimi, adoro tutte le mie magliette. Poi per esempio ho anche modificato dei pantaloni che mi stavano un pochino larghi quindi non mi piacevano più. Ho modificato anche dei vestiti che ho comprato usati perché mi piacevano, mi servivano. Ho detto beh però li prendo anche se mi stanno larghi perché comunque quando una cosa ti sta larga è molto facile rimpicciolire. Invece che il contrario. Quindi questo potrebbe essere un'idea per, che ne so, rifarvi il guardaroba, mettiamola così. Ovviamente se potete farlo voi da soli o se avete anche una persona di fiducia che può farlo per voi o se avete effettivamente i soldi per andare da una sarta. Prossima cosa sarebbe per esempio farsi la carta igienica o farsi gli assorbenti o farsi i dischetti struccanti, eccetera, eccetera. Tutte queste cose io non le ho fatte, quindi questo è stato un passo avanzato che io non ho fatto perché non sono capace, non sono brava con le cose manuali, quindi ho deciso semplicemente di comprare questi prodotti. Però tante volte se avete
avete tipo delle più manualità di me, queste cose si possono fare facilmente, soprattutto la carta igienica riutilizzabile. Io vi ho già fatto vedere la mia carta igienica riutilizzabile, io l'ho comprata da una piccola azienda qua locale, mi trovo molto bene e mi piace tantissimo, però ovviamente i dischetti struccanti e gli assorbenti li ho comprati. Io uso la coppetta, ma ho anche degli assorbenti che sono più che altro salva slip, non tanto assorbenti. E niente, però se siete capaci di farle da sola, potete farle come anche i fazzolettini riutilizzabili. Cioè, tutte queste cose si possono fare se avete delle cose vecchie in casa che possono andare bene per appunto questa cosa. Perché magari ci sono dei materiali che non vanno bene per fare gli assorbenti, o non ci sono dei materiali decenti per fare i dischetti struccanti. Però magari certe cose che avete in casa potrebbero essere trasformate in qualche straccio, in fazzolettini riutilizzabili, anche in fazzolettini da cucina, insomma, qualsiasi cosa. Questo per me, anche per me, è un passo molto avanzato, però so che c'è gente che ha più manualità di me, ecco perché ci tengo a metterlo in questa lista. Un'altra cosa sarebbe quella di evitare i cibi prepared, cioè quelli già fatti, quelli già, non dico già pronti, però quasi. Non parlo di cose tipo la lasagna già fatta e devi solo riscaldarla, però parlo principalmente più che altro dei prodotti vegan, per esempio. Io quando sono passata a essere vegetariana, giustamente, e volevo l'hamburger, e volevo l'affettato, e volevo quello, perché volevo provare queste cose per vedere se erano buone, tutte schifo, a parte certi prodotti che si salvano, altri non sono granché. Invece poi a un certo punto ho deciso semplicemente di evitarli, perché uno, sono sempre imballati in plastica, due, costano tanto, ci sono certi prodotti che costano veramente tanto, tre, perché posso farli a casa mia tranquillamente, non tutti i prodotti ovviamente posso farli, però per esempio gli hamburger faccio quelli di ceci, faccio quelli di fagioli, faccio quelli di lenticchie, e si fanno veramente in pochissimo tempo e si spende molto molto, ci spendono molti meno soldi anche, non dico meno tempo perché è più facile andare al supermercato a comprarli, però si spendono meno soldi e avete quasi zero imballaggio. Un'altra cosa, se per esempio comprate cose fast fashion, magari non fatelo, però anche se comprate cose fast fashion nuove, o se comprate anche cose fast fashion non nuove, quindi usate, evitate quei vestiti, ma anche tante cose per la casa che potrebbero essere in trend. Io vi faccio l'esempio, io avevo una tovaglia con degli ananas sopra perché c'era stato un trend degli ananas, come anche il trend dei cactus. Ecco, sono stati questi trend che me li ricordo benissimo, c'erano ovunque. Evitate i trend, perché i trend stancano, a un certo punto li vedrete ovunque, vi stancherete e non vorrete più quelle cose, come è successo a me, cioè la tovaglia con gli ananas, a un certo punto mi hanno fatto venire il vomito e l'ho regalata. E quindi fate molta attenzione, cercate di comprare cose molto più classiche, cose che sapete che potete farle durare di più, ma anche farvele piacere di più senza stufarvi, perché è vero che tante cose, tipo quelle cose tipo molto minimal, tipo le camicetta bianca, la giacchina nera, pantaloni neri, sono quelle cose di cui non vi stuferete perché sono molto classiche, mentre se comprate una cosa con sopra delle roselline o dei cuoricini, a un certo punto magari dici oh che palle questa maglietta, oppure crescete, dite oddio non c'ho più l'età per queste cose, insomma ci siamo capite. Quindi evitate assolutamente i trend, perché i trend fatti soprattutto dalle catene fast fashion sono appunto dei trend che devono durare 2-3 mesi, poi si passa al prossimo trend. La prossima cosa sarebbe sì, comprare i vestiti usati, che comunque io non lo considero un passo avanzato, cioè sì, lo considero un passo avanzato, ma diciamo che potrebbe essere una tra le prime cose da cambiare se avete la possibilità, e proprio quella di evitare le catene fast fashion. Però il passo avanzato che io trovo è quello di non solo limitarsi a comprare i vestiti usati, ma di comprare tutto usato, finché c'è la possibilità, ovviamente, perché se vi serve una nuova lavatrice e non la trovate usata, cioè non posso dirvi state senza lavatrice finché non ne trovate una usata, però l'usato sarebbe bello applicarlo ovunque, cioè, non lo so, i libri, oggetti, mobili, eccetera, eccetera. So che in Europa, specialmente in Italia, magari la cosa dell'usato non è così trendy, magari adesso un pochino di più proprio perché si parla di più, però qua in Canada è molto molto facile trovare cose usate, cioè qualsiasi cosa di cui ho bisogno vado sul marketplace di Facebook e vi giuro che è sempre top. L'unica cosa che dico che ho ancora un po' più di dubbi sull'usato sono le tecnologie usate, a meno che non me lo venda una persona di cui mi fido veramente 100%, che la conosco e so come tratta le sue cose. Sulla tecnologia usata avrei molto da dire, però so che ci sono anche dei negozi che vendono le cose usate, le cose che rifanno loro, che come si chiamano, refurbished, che non so come si dica in italiano, refurbished, che insomma loro
rimettono sul mercato anche se è stato usato e lo vendono a meno, ci siamo capiti, no? Quindi sì, se ci sono dei negozi simili già mi fiderei un pochino di più, perché quei negozi a volte ti danno anche una garanzia, mentre se lo compri da una persona che boh, non sai cosa ha fatto con quel tablet o con quel cellulare, sei tipo... Oggi la mia fotocamera non mi ama, si sta surriscaldando un casino, quindi direi di finire il video qua, perché comunque credo sia venuto fuori comunque un video molto lungo. Quindi concludo questo video, spero che questo video vi sia piaciuto, arriverà una terza parte perché la mia lista è ancora, non dico lunga, però ne mancano ancora un po' di cose che magari col tempo aggiungerò altre. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere quanto siete advanced voi, e io vi saluto dal mio Shark Bass. Dovrei farlo diventare ospite d'onore nei miei video perché è tutto molto bello. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!